Mister Francesco Api del San Roberto, avete perso oggi con il Borgo Grecanico, vi sento arrabbiato. Ancora devo smaltire la rabbia per quello, tanto le immagini ci sono, avete visto tutti la partita, quindi già forse il pareggio oggi ci stava stretto per quello che abbiamo svolto in campo. Ho già fatto un plauso ai miei ragazzi, perché visto ci siamo trovati oggi con 9 assenze e non sono, per il San Roberto 9 assenze non sono, sono cose da poco, soprattutto ora l'ultima del portiere con la febbre a 39,5. E parecchi infortunati, però la squadra oggi ha espresso calcio, ha fatto tutto quello che doveva fare, quindi ci troviamo danneggiati, non ho mai parlato degli arbitri, ci troviamo danneggiati di una cosa proprio, abbiamo visto tutti, una partita che avevamo in mano noi, credo, senza aver subito tiri in porta, ci ritroviamo 1-0 a fine primo tempo con un gol non regalato, di più Natale è finito, quindi ripeto, a prescindere da quello, il secondo tempo abbiamo rimesso la squadra in campo, ci siamo ricompattati, abbiamo rigiocato e va a compensare con l'espulsione di Buonarrico, che andiamo a rivederla, visto che ci siamo vedere stasera, ci vediamo le partite, e la di davanti non ha fatto niente completamente, quindi che devo dire, dico solo onore al Borgo che oggi ha vinto e noi ci rimbocchiamo le maniche e andiamo avanti. Ora con questa sconfitta il San Roberto Fiumara viene superato dal Borgo Grecanico, il campionato vostro si ridimensiona o continuerete a sperare di entrare nella griglia playoff? Il campionato nostro non si ridimensiona, il campionato nostro era quello di una salvezza tranquilla, quello. E il campionato che ha fatto fino ad oggi il San Roberto credo che sia un campionato solo da applausi. Ripeto, oggi se tu arrivi con 8 giocatori infortunati, la squalifica e malattia, esprimi quello che è in campo che tutti abbiamo visto, non credo, già solo il pareggio ci stava stretto, andiamo via con un pugno di mosche, c'è solo da rimboccarci le maniche e andare avanti, poi a fine campionato tiriamo le somme. Quindi prossimo incontro, recupererete qualcuno? No, forse... non lo so, la febbre credo oggi 4 erano per la febbre a 39,5, quindi questi 4 credo di recuperarli, poi vediamo, sarà anche un impegno un po' proibitivo che verrà a farci visita la capolista, quindi quello che viene prenderemo. Mister Napoli, avete vinto oggi una partita incredibile perché già al 10° minuto eravate in inferiorità numerica. Abbiamo già preventivato che dovevano essere 3 partite difficili per conquistare subito la salvezza. La prima l'abbiamo messa in cassetto, ora ci rimangono altre 2, speriamo belle partite con 2 risultati positivi e ci tiriamo subito fuori per la salvezza, poi penseremo ad altro. Avete superato in classifica in questo momento il San Roberto, quindi ancora non, la salvezza certo non è matematica, però diciamolo, cerchiamo ora, siamo alla quarta di ritorno, sbilanciamoci un po', possiamo anche noi, perché seguiamo le partite, possiamo vedere il Borgo nella griglia dei playoff? Allora, noi abbiamo visto il calendario, adesso abbiamo... Dobbiamo giocare, sportivamente parlando, senza nulla togliere, le posizioni di classifica con l'ultima e con la penultima in classifica. Prima ci dobbiamo togliere questo sogno di rimanere in prima categoria. Poi la prossima domenica, quando verrai, a partita finita, se abbiamo vinto, poi mi fai la stessa domanda. E allora vediamo il migliore in campo dei giocatori del Borgo, noi lo abbiamo visto in Iamonte, voi lo potete sbilanciarvi in questo, almeno naturalmente non si parla dei singoli, però la partita di Iamonte secondo noi oggi è stata eccezionale, in special modo da quando ha dovuto fare la parte di Foti. Allora poi te lo dico in privato perché non è stato il migliore, comunque secondo me per l'impegno profuso, anche perché questa credo che sia l'ultima partita perché partirà, l'impegno di Bruno Nucera e devo menzionare Nunzio Martino perché assieme a tutti gli altri ci hanno messo l'anima sia in 10 sia in parità numerica a voler vincere la partita, quindi non c'è un genio, non c'è uno bravo, sono
10 bravi, 11 bravi, tutti bravi, dai, compreso il mister pure. Prossima partita. Te l'ho detto già, dobbiamo andare a fare il risultato con la Ludos e poi l'altra ancora dobbiamo fare il risultato in casa e poi saremo quasi contenti. Mister Antonio Cormaci è contento e soddisfatto per questo importantissimo successo che mette la squadra sulla via della salvezza anticipata, ma non gli era mai, quasi mai capitato di dover gestire l'inferiorità numerica sin dal decimo minuto. No, mi era già successo in eccellenza Melitese Gallico Catona, espulsione di Laurendi. Siamo stati bravi a lottare su ogni palla, perché alla fine se loro avevano più punti di noi vuol dire che era una squadra forte. Siamo stati bravi a trovare il vantaggio, a difenderlo con le unghie e con i denti, perché io dico sempre alla squadra che quando noi ci allontaniamo e non mettiamo l'umiltà che abbiamo, siamo in grado di perdere con chiunque. Oggi abbiamo lottato su ogni pallone, i 10 rimasti in campo hanno lottato tutti veramente su ogni singolo pallone, e questo è stato il motivo per il quale alla fine abbiamo portato a casa i 3 punti. Ci tenevamo a vincere perché per non avere pericoli e preparare al meglio la partita, perché secondo me la partita importante è ora domenica con la Ludos, perché noi per salvarci dobbiamo secondo me stare 10 punti davanti alla Ludos per non fare i play-out, quindi dobbiamo preparare al meglio questa partita, che per noi a questo punto può valere una stagione, anche perché fare 3 punti con la Ludos ci potrebbe aprire altre porte, ma noi li dobbiamo fare prima di tutto per cercare di salvarci prima possibile, come dico dalla prima giornata, lo dico ormai lo dico da settembre. Poi si può pensare ad altro, invece noi in una fase abbiamo avuto gli occhi addosso e abbiamo pensato campionati, vincere campionati e via dicendo, ne abbiamo persi 4 di fila, quindi dobbiamo rimanere umili e col profilo basso, perché siamo una squadra giovane, una squadra con molti esordienti in prima categoria, c'è spazio per tutti come avete visto, quindi per crescere la nostra società ha bisogno di tutti, tifosi, affezionados come dici tu, Domenico Salvatore, Ivano Verducci, anche Bruno Taverna, abbiamo bisogno di tutti, perché stiamo facendo parlare bene di Melito e non capita spesso, quindi noi non possiamo fare cadere nei tranelli come è successo dopo 10 minuti che siamo rimasti in 10, perché adesso non è successo niente perché abbiamo vinto e quindi siamo tranquilli, però noi potevamo perdere la partita per una cosa del genere, quindi le reazioni non vanno bene e io purtroppo avevo pure detto negli spogliatoi di non accettare, non oggi ma sempre, di non reagire su niente, di pensare solo a concentrarsi e giocare a calcio. Una squadra che ha retto l'arrembaggio finale della formazione ospite alla ricerca del pareggio. Sì, alla fine non credo che il nostro portiere sia stato super impegnato, quindi vuol dire che abbiamo, certo, qualche rischio l'abbiamo corso come è normale che sia. Alcuni salvataggi sulla linea. Sì, c'è stato Mangiola che ha salvato una grande palla, ma loro hanno pure gente come Catalano che sono fuori categoria, quindi non li scopriamo oggi, poi oggi erano pure assente pure Gambareri che è il loro capocannoniere, quindi da un lato siamo stati fortunati, però poi ci abbiamo messo il nostro per vincere la partita, abbiamo dato tutto, poi ci tengo a salutare, oggi gli abbiamo concesso la fascia di capitano a Bruno Nucera che lunedì andrà a cercare fortuna a Nizza per un lavoro, quindi ci lascerà, quindi probabilmente uno dei giocatori più forti che abbiamo lo perdiamo, quindi da un lato giustamente ci dispiace, però purtroppo questa terra di volta in volta ci costringe a non poter fare progetti a lunga distanza, proprio perché ci sono dei giocatori sui quali noi contiamo che se hanno la possibilità di trovare lavoro fuori a 24-25 anni è giusto che vadano per cercare, e ripetiamo sempre le stesse cose. Da un lato abbiamo gente come Binna che cerca di venire da noi a trovare chissà che, e i nostri ragazzi sono costretti ad andare via, lontano da casa, lontano dalla famiglia, dagli affetti, dalla squadra del cuore e tutto il resto.
Il mio professore di latino diceva primum vivere deinde philosophari, traduzione, prima bisogna pensare alla pagnotta. Sicuramente, infatti quando è venuto da me a dirmi, a chiedermi consiglio, ho detto se hai una possibilità di avere un lavoro che ti può realizzare, non ci pensare due volte, è un'età che, anche perché poi sei pure, puoi sempre tornare a casa, quindi cerca di, e gli faccio un grosso in bocca al lupo e speriamo che tutto vada bene. L'importante era mettere 3 punti in saccoccia. Sì, ce l'abbiamo fatta, ora pensiamo subito alla prossima.